anche a fianco di Gotti, ma ora ci concentriamo sull'ultimo match. Diego Calzolari contro Kem Fartex. Ti posso dire un'altra cosa, Kem Fartex ha firmato un contratto per me per l'Italia e combatterà a fine luglio per me a Trieste. Bene, questo abbiamo un'altra anticipazione molto molto ghiotta. Diego Calzolari torna a Trieste dopo un'esperienza nefasta datata del 2003 contro Cao Pon Lek, le cose non andarono molto bene. Valide anche all'epoca per l'assalto al titolo mondiale, sì. Ora ci riprova a distanza di 6 anni, ma il cliente che ha di fronte in questo momento è, molti dicono, gli addetti ai lavori, che forse supera lo stesso Cao Pon Lek. Sì, sicuramente è il più forte che c'è. Bravo, molto bene Diego. Molto prima ripresa, Barton, di studio, detto studio al piccolo trotto, ma faccia girato, anche se italiano. Diego non è molto vinto. Uno dei vantaggi di Diego Calzolari, al di là, poi io non entro nei meriti tecnici dell'atleta, di avere un seguito generosissimo. Butta per terra addirittura. Calzolari prende l'iniziativa e fa impazzire i suoi numerosi fan. E infatti, è molto mediatico. Volevo arrivare a questo, il supporto molto molto ricco che Diego Calzolari può vantare con la sua scuola, le sue palestre sparse un po' in giro per l'Italia. Ma Trieste non evoca, lo ricordiamo, grandi ricordi per l'atleta milanese. Adesso Kem, che è andato a, diciamo, il tappeto, si fa per dire, forse non l'ha gradita, e sta incalzando. Sì, l'italiano prende il ring, lo sta studiando, prende l'iniziativa, probabilmente agevolato anche dallo stesso thailandese, che vuole così distribuire, spalmare il match iridato. La fase di studio, ancora qualche tecnica spettacolare, più che produttiva, da parte del thailandese. Voglio ricordare il suo curriculum: 115 match, 95 vinti. Appena battuto Pink a Marsiglia 2 settimane fa. Dotato di un'impressionante capacità. Sarà il prossimo avversario di Petrosian fra qualche... E sarà il match del secolo probabilmente. E il nuovo Buakaw, lo hanno preso apposta per farlo, perché diventare il nuovo Buakaw. Sarà prima o dopo si scontrerà con Petro, non subito, ma dategli 4-5 match di K1 e dopo le vedremo. Questo forse il futuro. Intanto il presente parla di un Kem Fartex che approda a Trieste armato di credenziali eccezionali e che oggi deve tentare di risolvere la pratica Diego Calzolari, che ambisce a un'altra cintura internazionale dopo le varie Diego raccolte. Non si fida neanche lui ad attaccarlo, Kem lo aspetta, Kem sta... fa l'attendista, vuole vedere di che pasta è fatta l'italiano. Vedi, tiene il centro del ring, non fa assolutamente niente, finisce la prima ripresa e sentiamo la tifoseria al seguito di Diego Calzolari. Diego anche lui non si fida di partire, è una cosa... Titolo mondiale MTA 69 kg di Muay Thai tra Diego Calzolari della DG Milano. Una ripresa sostanzialmente pari, diciamo. Pari, un nulla di fatto, un puro assaggio. Il piccolo trotto da parte di entrambi, ne vedremo di belle, non soltanto in questo momento, ma nelle prossime. Eccolo qui, Kem Fartex. Seconda ripresa. Seconda ripresa. Partiamo in clinch, lo spinge via. Bene, no? La guardia, caro, Molto bene. Sembra già più determinato il thailandese, ma anche Diego sta tenendo testa bene, sta molto attento. Diego chiuso, mette un bel calcio, buon calcio dell'italiano, conscio del valore dell'avversario, replica da par suo il thailandese, si fa sentire ancora l'italiano, tenta di pungere di pugno, ma un po' si mette a fare calci strani questo thailandese. Siamo ancora nelle fasi di assaggio, di studio, ma non è ancora sicuramente il vero Kem in questo momento. Diego dovrebbe anche lui un attimo provarci di più, crederci di più. Ricorda le mani, dicono all'angolo di Diego Calzolari, lo incitano a mulinare maggiormente i pugni, ma adesso si prende dei calci di contro alle gambe, l'hai visto, molto dei frontali, tentenna con la testa Calzolari, ma non credo sia un atteggiamento che possa aiutarlo nei confronti con il thailandese. Non fare il suo gioco Diego,
non fare il suo gioco. Qual è il gioco del thailandese Gotti in questo momento? Esplodere nelle prossime riprese in maniera repentina. Finora lo vedo più come gioco il thailandese, non ha ancora deciso se partire o no. Usa la gamba avanti, vedi con che. Ti dirò, anch'io non lo conosco, ho visto solo i suoi video, quindi è la prima volta anch'io che vedo Kem far tag. Avrò modo di conoscerlo. Che intenzioni abbia, cosa voglia fare. Di certo si candida quale protagonista nel prossimo stagione. Prendo un calzone di Diego. Ce l'hai forte e fa punto, quel destro là, fa punto ed è forte. Ginocchiato. Vabbè, dai, non c'è la forza con la ginocchiata, dai. Diego, teniamo sulla testa però. Ha mantenuto il centro ring Diego Calzolari. Sa quali sono le carte che può giocarsi contro un campione di questa levatura. Molto bene. Ha attaccato bene l'italiano in questa circostanza. È il secondo calcio che gli mette dentro. Ha attaccato bene in questa circostanza. Va bene, prendi il tuo tempo. Non sembra eccessivamente scosso l'italiandese. Replica, ma l'italiano in questa seconda ripresa, diciamo che non ha voluto fare la parte della vittima sacrificale. Ha cercato di reagire. Bravo Diego in questa circostanza, il thailandese ancora lì alla finestra a controllare, a pungere, a farsi sentire ma non usare ancora più di tanto. Probabilmente il match deve, il ridato deve ancora entrare nel cuore, punzecchia. Speriamo anche si muovano finisce. E termina la seconda ripresa, ripresa diciamo gestita discretamente dallo stesso Calzolari. Però bisogna alimentarla, come? Lo vedremo fra poco. Non è ancora entrato dal clou questo match. Aspettiamo Diego, il gruppo di supporter al seguito di Diego. Ne ha portati tanti, tantissimi. Eccolo. Ed ecco, siamo alla terza, pronti. Terza ripresa. Parte con diretto. In lizza il titolo mondiale, il thailandese subito a segno, lavorano i due in clinch, la ginocchiata, il diretto di Kem è in difesa, Calzolari, Kem ha cambiato marcia, il thailandese ha cambiato marcia, altro ritmo, ginocchiata, le combinazioni stanno piovendo sul ring, Calzolari è costretto a difendersi, è partito. Hai innescato il turbo thailandese. Un'altra cosa. Attenzione. È iniziato il match. È iniziato, ma potrebbe anche finire questo gomito. Combinazione di pugni. Calzolari non c'è. Comincia il match vero qui, Qui si sono partiti. Adesso Diego deve dimostrare quello che sa fare. Ginocchiata terribile. L'ha piegato pure in clinch. Cosa che Diego. A bersaglio thailandese per l'italiano, sta calando la notte, il thailandese ha cambiato decisamente marcia. Cominciano i problemi. E problemi anche molto grossi. Problemi molto grossi per l'italiano, la difesa è sguarnita, non ci sono più cartucce, il thailandese sta sparando. Preciso, veloce, e prima raffica del thailandese è per Calzolari. Attenzione, rivediamola. Inclemente regia ma efficace, il gomito subito doppiato, ancora l'altro gomito, Calzolari. L'altro gomito l'ha toccato sulla fronte. E c'è la spugna sul ring, un gesto che non vedevamo. Non l'ho mai vista. Forse di tradizione pugilistica. Non l'ho mai vista la spugna, anche forse poteva andare anche avanti. E qui il match è finito, il match è finito, lancio della spugna, un atto forse inedito per il contesto triestino della Muay Thai. Peccato, avrei voluto vedere ancora qualcosa io. Il thailandese ha deciso di chiudere il match, il campione del mondo MTA è lui, Diego Calzolari non trova nuovamente a Trieste fortuna o sbocchi verso i titoli internazionali, il futuro è il titolo è per Kem Fitex, campione del mondo MTA qui a Trieste, 69 kg. È un'altra, quando ha cambiato marcia è diventato terribile. Due match di studio al piccolo trotto, persino delle stille di illusione se vogliamo per Diego Calzolari e poi soltanto il thailandese. Titolo mondiale per lui, è tutto per oggi, un saluto da Trieste, da Francesco.